Con Anna Maria Piccoli, autrice e interprete dello spettacolo L'eredità di Pellegrino Artusi, a Roma, Teatro Villa Pamphili, giovedì 8 dicembre 2022. Ben trovata. Buongiorno Federico, grazie di avermi invitata nel tuo programma. Sono molto contenta. Avevo conosciuto la tua attività online con dei video che postavi su YouTube durante il lockdown della pandemia, ma raccontaci di questo progetto. Questo progetto è nato appunto durante la pandemia, quando eravamo tutti chiusi in casa, senza sapere bene che cosa fare, e a noi teatri, io lavoro per il Teatro Villa Pamphili, è stato chiesto di produrre dei format online, essendo noi persone che sappiamo fare soltanto cose dal vivo. E trovandomi in casa con mio marito Carlo Amato, che è il bassista e fondatore storico dei Tè de Bois, a cucinare come tutto il resto del mondo, abbiamo detto: vabbè, dai, facciamo qualche cosa di cucina e musica. Io, anche se non sono una cuoca, sono un'appassionata di cucina della socialità, cioè mi piace cucinare per stare insieme, per stare con gli amici, anche senza spendere tanti soldi. La mia massima eccitazione è riuscire a tirare fuori una cena da un frigorifero vuoto. E questa è stata la prima chiave che ho voluto sfruttare. Poi Carlo ci ha messo la sua musica e intorno a questi due elementi abbiamo inserito riferimenti di letteratura, di poesia, di cinema, tutti i riferimenti culturali che da sempre ruotano intorno alla cucina. E così è nato il progetto. Abbiamo fatto 13 puntate, 6 dedicate alle frittate, 6 dedicate alle polpette e una alla vignarola, solo piatti poveri, molto legati alla stagionalità. E queste cose si possono vedere su YouTube, sul canale del Teatro Villa Pamphili. Ci sono tutte le puntate di Anarchy, perché Anarchy in the You Kitchen è il titolo originale. Ci sono anche su Facebook Watch e ci sono anche su Instagram, sempre sui canali del Teatro Villa Pamphili. Dopo aver fatto questa esperienza c'è rimasta un po' di malinconia, perché fondamentalmente ci siamo divertiti tantissimo. Peraltro è stata anche un'occasione di socialità, seppure a distanza, perché in ogni puntata abbiamo invitato amici musicisti, ogni puntata aveva un ospite musicale, hanno partecipato incredibili artisti e un attore alla fine che leggeva sempre la poesia scelta e collegata al piatto cucinato. E quindi è stato anche un momento per stare insieme malgrado quella situazione. Finita l'esperienza, dicevo, c'è rimasta la malinconia, abbiamo detto: vabbè, vogliamo provare a farla dal vivo? E ci siamo lanciati in questa sfida. Carlo è un uomo di palco e di scena, io però no, non sono un'attrice. Mi piace raccontare le storie e quindi per poter fare questa cosa ho chiesto aiuto al mio amico e collega regista Valeriano Soffiti, che si è prestato e sta curando questa mise en espace, mi aiuta a raccontare questa storia, a essere me durante la narrazione. Un esperimento. Sono ai fornelli, cucino una frittata di cipolle e nel frattempo racconto la storia incredibile del libro di Pellegrino Artusi. Quali elementi ci puoi anticipare di questa storia incredibile del libro? La cosa più incredibile del libro di Pellegrino Artusi è che è uno dei libri più famosi della storia della letteratura italiana, in quanto ha contribuito proprio alla diffusione della lingua italiana, secondo una parte di critica, quanto Dante Manzoni, ma è un libro che nessuno voleva pubblicare e che è uscito grazie alla tenacia dell'autore, che se l'è pubblicato da solo, ha insistito ed è riuscito a trovare terreno fertile in una nuova società. Questa è una storia bellissima, è un libro che appunto parla di quello che piace a me, una cucina della socialità, dell'economia, è un libro che dà dei principi di igiene, che in qualche modo crede ai suoi tempi nella costruzione di un nuovo mondo. Questa è una cosa che mi affascina molto. In più, non è un libro di alta cucina, è un anti-masterchef, la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Insegna a economizzare, a sfruttare tutto, a non buttare, e la sua priorità non è l'impiattamento, l'estetica, ma lo stare bene e lo stare insieme, che sono dei valori che mi interessano molto, anche perché ho sempre la sensazione che negli ultimi 30 anni, 40 anni ci siamo persi un po' in un delirio edonistico, tutti quanti, io per prima, e questa cosa la racconto anche, dove si sono persi dei valori. Il valore principale che c'è intorno al cibo è quello di stare insieme e forse non solo di mangiare.
cose prelibate. Questo è l'Artusi e da lì deriva la gran parte della nostra tradizione domestica d'origine, e per me è molto importante perché io vengo da una famiglia di donne che hanno sempre lavorato, donne intellettuali che hanno lavorato, che non avevano molto tempo, però erano molto socievoli e facevano un sacco di feste e praticavano molto la socialità intorno a piatti molto semplici e certe volte anche veloci da cucinare. Questo è un valore che io ci tengo a salvare. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Lo spettacolo è l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'inizio della festa delle feste, al Teatro Villa Pamphili alle ore 11:30. Per avere delle informazioni si può consultare il sito www.teatrovillapamphili.it, anche la pagina Facebook del Teatro Villa Pamphili e anche la pagina Instagram. C'è un piccolo biglietto che costa 10 euro, il teatro è molto piccolo, quindi è opportuno prenotare. Lo spettacolo L'eredità di Pellegrino Artusi a Roma, Teatro Villa Pamphili, giovedì 8 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e interprete Anna Maria Piccoli. A presto! A presto, grazie a te Federico!